Ecco, intervento particolarmente apprezzato quello di Ezio Micelli, che è stato assessore al Comune di Venezia, presidente di IVE e adesso ha tutta una serie di attività in giro per il mondo, credo. No? Ecco. Porto Marghera, l'intervento, l'oggetto del tuo intervento qui oggi. Credo che sia fondamentale partire da un dato di fatto, che dopo 10 anni di crisi Porto Marghera è profondamente cambiata ed è di nuovo al centro di processi industriali e logistici che la fanno diventare un luogo vivo e vitale della nostra regione. L'abbiamo lasciata come un luogo abbandonato, abbiamo pensato che fosse un luogo negletto, trascurato, abbandonato, irrimediabilmente trascurato dalla grande industria, dalla grande logistica. Lo ritroviamo oggi largamente utilizzato, con una pluralità di attività industriali e logistiche e di servizi. Allora molto probabilmente la nostra sfida è quella di iniziare a pensare da un lato a Porto Marghera come luogo in cui favorire un processo di insediamento di attività compatibili con le caratteristiche del territorio in grado di generare valore nel lungo periodo. E poi invece dobbiamo occuparci di quelle parti di Porto Marghera che invece sono diventate già parte della città. Tutta la testa verso nord, abbiamo tutte le aree della prima zona industriale e tutta l'asta che è compresa tra via Fratelli Bandiera e via dell'Elettricità. Ci sono sia sfide in cui siamo chiamati a essere visionari, sia sfide in cui dobbiamo invece concentrarci per favorire uno dei grandi nodi infrastrutturali e industriali della nostra nazione. Per cui credo che oggi, a partire dal riconoscimento di un nuovo stato di fatto, noi possiamo davvero ripartire con una nuova, diversa e particolarmente importante proposta. Stamattina il sindaco Brugnaro ha inaugurato, ha posato la prima pietra o la prima goccia d'acqua, non so, della piscina che si sta realizzando, che si realizzerà nel corso del prossimo anno, credo, proprio a Marghera, sostanzialmente in zona industriale, a ridosso dell'abitato di Marghera, ridosso, e a servizio infatti, dello stesso. Insomma, c'è secondo me una permeabilità. Assolutamente, dobbiamo iniziare a ripensare il confine tra quella che era la Venezia industriale di Porto Marghera e il quartiere di Marghera, che ha bisogno di servizi, che ha bisogno di una nuova vita. Allora ben vengano delle attività. Quindi non una separazione netta, ma una compenetrazione. E che entrano. Del resto l'ibridazione e la mixité sono tratti dell'urbanistica contemporanea, non ci devono far paura. Al limite ci deve far paura la monofunzionalità, il fatto che ci sia solo un'attività, magari desertifica, certo, altre attività che invece sono proprie della vita urbana. Perfetto, grazie molte. Grazie.